Alessandro, sono proprio contento di rincontrarti, intanto per questa bella notizia che adesso facciamo sentire anche i nostri amici, insomma, sì. Che hai una compagna, che è lei, Mara. Ciao Mara. Ciao. Ecco, allora, prima domanda che per esaudire un po' la curiosità, come sei capitata qui a Phoc Ma Bung? Sono capitata qua perché ero partita per un viaggio, per fare un'esperienza arricchente, attraverso un'associazione che si chiama WWF, che mette in contatto varie aziende agricole. Li conosciamo bene. Okay. Di tutto il mondo, eccetera. C'è una rete, vero? Sì, è una rete, sì. E quindi venivi qua... E quindi leggendo questa lista ho contattato varie aziende, tra cui quella di Alessandro, e mi aveva colpito la sua lettera di risposta, e, oltre ad un'altra azienda... dove poi sono anche andata. Cosa ti aveva colpito in questa sì. La semplicità e la proprio la... Hai capito che il più bravo ragazzo del mondo comunque Alessio. C'era molta semplicità e molta sincerità, molta proprio purezza. Ecco, poi venuto a fare il corso, diciamo, hai deciso di fermarti un po'. Conoscendo poi bene Alessandro, nonostante le difficoltà della differenza d'età, e per cui ero molto, molto frenata, però ho detto, perché non provare? Dopo aver fatto un'altra esperienza in un'altra azienda agricola, quindi mi sono allontanata per un po' da qui, alla fine entrambi abbiamo detto, perché non provare? Mettiamoci alla prova. Bene, allora vediamo un po' da dove, tu non sei canavesana, da dove arrivi? No, io arrivo da Genova, una genovese proprio pura, perché nel centro storico sono nata, e ho vissuto 33 anni, quasi 33 anni, girovagando comunque nel centro storico, e però la passione per la montagna è sempre stata... Quindi è la passione per la montagna? Sì, mi piace la natura in generale, anche il mare, ma la montagna è stata proprio una scoperta, una malattia quasi diventata, al che col mio ex compagno, genovese anche lui, ci siamo trasferiti dopo varie ricerche, in una baita completamente da ritirare su, e in Val Varaita, a 1600 metri, in una baita dove si arriva solo a piedi, e da lì è nata questa mia esperienza completamente. Quindi è una filosofia di vita, insomma. Completamente nella natura, adattandosi alla situazione, vivendo anche per 8 mesi in una tenda, quindi è stata un'esperienza che molto cosa forte. Dà per chi non afferrasse il senso di questo stile di vita, diciamo? Poi è possibile comunicare che cosa dà, che cosa... Che comunque tutti noi possiamo fare veramente delle scelte di vita che possono essere non sconvolgenti ma arricchenti, e che una nostra volta possiamo veramente fare in modo che altri, quindi funzionare, aver funzione di stimolo e sicuramente anche... Perché pensi che il mondo moderno, la società moderna ha bisogno di queste scelte? Sicuro più che altro, perché abbiamo bisogno proprio di ritornare sicuramente alla terra, ma non tanto per ritornare indietro, ma anzi se vai proprio per evolvere, per progredire, perché è importante che adesso ai nostri tempi veramente tutti si viva, che tutti gli esseri viventi vivano bene, quindi perché facciamo parte di un tutt'uno, la terra è rotonda e quindi apparteniamo tutti a questa terra, a questa natura che comunque è quella che ci dà da vivere. Ecco, allora prova, vorrei che raccontassi, io credo che a queste conclusioni sei arrivata al seguito di una lunga storia anche che magari... Forse già un po' innate, comunque, sicuramente, secondo me sì. Cioè, già un po', per esempio, la tua famiglia, i tuoi genitori... Non hanno, tanto trasmesse da loro, ma sicuramente qualcosa, erano cose dentro. Una ghianda dentro, probabilmente insomma. Sì, ecco. Probabilmente sì. Ecco, hai seguito in pratica, come dice, cuore, la voce... Nella mia vita ho seguito sempre il cuore. E puoi dire almeno alcune tappe di questo itinerario di tua crescita, di consapevolezza, di realizzazione di te? Beh, sicuramente importante. Le trasformazioni sono state grandi, perché ho fatto comunque tutte le tappe più o meno canoniche, perché poi... Quali sono le tappe canoniche? Diciamo l'infanzia, anche sì. Se è stata un'infanzia... No, ma per acquisire questa consapevolezza, questa filosofia... Come dire, secondo me è molto soggettivo, ognuno di noi certo, ci può arrivare tua. Con tante vie. Il mio percorso per certi aspetti è stato tortuoso, per altri è stato così semplice, anche perché forse mi sono sempre affidata comunque alla vita, ho sempre avuto fiducia nella vita e soprattutto anche nelle cose che io sentivo, ho sempre cercato di seguire quello che
io sentivo, e quindi di conseguenza anche questa propensione comunque nel vivere nella natura è stato sicuramente un percorso, ma dovuto forse più a una scoperta personale basata sull'esperienza che poco per volta è venuta. È venuta da sé. È difficile anche descriverla, vero? Difficile spiegarla, diciamo. Perché comunque diciamo che ad esempio la scelta vegetariana che ho fatto 20 anni fa è stata dovuta proprio al fatto di una scelta etica, perché già all'epoca lavoravo vicino ad un mattatoio, già lì quello mi sconvolgeva. In più accompagnando, ho fatto anche l'educatrice, quindi accompagnando dei ragazzini ad un campo estivo nel giorno della partenza per la Sardegna, hanno caricato un grosso tir con le mucche dentro, che belle stipate, strette. Da lì è stato proprio, ricordo quel giorno che ho scelto di non mangiare più carne, ecco, proprio per non partecipare o comunque non continuare, diciamo, a incentivare questa modalità di allevamento. E da lì poi ho dovuto per forza in qualche modo anche studiarmi proprio l'alimentazione. Quindi hai fatto dell'alimentazione, diciamo, oggetto di una riflessione, certo, profonda. E da lì l'alimentazione è legata alla natura, comunque agli elementi primordiali che sono, certo, l'aria, l'acqua e la terra, e di conseguenza poi per forza è tutto, bene, nato da questo. Oltre che vegetariana, c'è qualche altro aspetto nel tuo stile di vita? Beh, sicuramente anche lì ho fatto la scelta di non avere l'auto, ho preso a 20 anni la patente perché volevo essere indipendente, poi vivendo in città l'ho usata 2 volte, non trovavo il posteggio, ho detto ma perché? Avevo scoperto che c'era una genovese che girava in bicicletta, ho detto perché non lo posso fare anch'io, ho iniziato ad andare e poi ho iniziato un po' a intuire che era anche una scelta politica, e ricordo che poi girava anche proprio con la maschera antigas, come dire, insomma, diamoci un po' da fare, non giriamo tutti con l'auto se non è necessario. Una sensibilità per le cose ecocompatibili, insomma, un'attenzione. Diciamo proprio per la vita, perché per la noi vita. Abbiamo bisogno dell'aria, dell'acqua e della terra, se ci giochiamo quelle, la vita non esiste più, insomma, sulla terra. Bene, allora io direi che ci sono tante cose, non si esauriscono, ma i video non devono essere troppo lunghi. Direi che a questo punto si inserisce bene anche il fatto che il vostro incontro si è tradotto anche in un progetto, in una progettazione. Vogliamo parlarne un attimo? Che cosa vorreste fare? Ale, parlo sempre io. Sì, beh, sì, no, è nella tradizione, insomma. Per le donne. Cioè, no, c'è sempre uno che parla, uno che... Comunque, Alessandro è già molto noto a tutti quelli che vedranno. Io forse sono anche nota perché io gestivo questo rifugio Baita Paiei, che era un rifugio bioecologico, quindi ha girato parecchia gente lassù. E quindi probabilmente qualcuno ti riconoscerà. Sì, mi riconoscerà. E allora vediamo che cosa avete in testa. In testa abbiamo migliorare un po' la nostra azienda e quindi fare, diciamo, un piccolo punto ristoro, rifugietto, diciamo così, ecco, in montagna, totalmente, diciamo, legandolo sia all'azienda agricola, quindi i nostri prodotti, però allargandolo ad un discorso proprio di ecologia, di amore per la natura. Quindi Poc Mabun rimane sempre. Sì, sì, quello anche nella sempre. Nelle prospettive di questo punto ristoro, no? Sì, non vuoi fare praticamente un ristoro. No, un seguito, no, è un, diciamo, una sorta di ristoro, merenderia, chiamiamola, ecco, così, dove allungamento, un ampliamento, un concretizzare praticamente, sì, perché poi, diciamo, non si daranno soltanto dei prodotti sani e naturali, ma ci saranno anche iniziative, se ho capito bene, di laboratori, ecco. sì. Beh, tutto sembra quello che riguarda un po' gli ambiti, sia non solo agricoli, ma proprio gli ambiti ecologici, ecco, ambientali. Per coltivare questa sensibilità, certo, questa filosofia di vita, sì, proprio. Sì. È un po' l'idea di fare una sorta di punto di divulgazione, non so, di sensibilizzazione, diciamo così. Ma anche un luogo di incontro, sì, sicuramente, certo, di scambio di esperienze, di scambio proprio di... Ok, allora andiamo a chiudere questo video, mi sembra che, insomma, è pieno di speranze e di promesse. Io vi faccio tanti auguri. Grazie anche grazie a te, Alessandro, a tutti voi, altrettanto, e a tutti quanti.